Ben ritrovati con In Salute, oggi parleremo della prevenzione del tumore al seno. Ospite di questa nuova puntata il dottore Sabatino Darchi, chirurgo senologo e dirigente medico dell'unità senologica del Policlinico Universitario del Gemelli di Roma. Ben ritrovato dottore. Ben ritrovata. Allora, dalla pandemia, cioè la pandemia ha rallentato lo screening oncologico e in più ha creato proprio tanto caos nel raccogliere i dati. Anche l'attività di molti registri italiani è stata rallentata. Quindi che cosa ci dicono, dottore, che cosa ancora non ci dicono le nuove statistiche sul tumore al seno? Beh, sicuramente il periodo della pandemia e il lockdown hanno avuto un impatto su quello che è lo screening sulla popolazione. E l'Osservatorio Nazionale Screening ha documentato una percentuale importante di esami eseguiti in meno, siamo a circa 1.400.000 esami in meno eseguiti nei primi mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo nell'anno precedente, e questo ha determinato all'incirca 2.000 diagnosi di tumore al seno in ritardo rispetto a quello che sarebbe quindi stato. Quindi dico bene, diciamo, dire caos nei registri, esatto. Anche perché avere dei dati in questi registri, perché è importante per la prevenzione in questo caso? E in questo caso ci ha dimostrato come non facendo prevenzione non sono state eseguite delle diagnosi precoci con tutti i benefici che ne conseguono, abbiamo avuto delle diagnosi tardive. Queste pazienti trattate con un tumore non più diagnosticato in fase precoce hanno avuto ovviamente un tipo di intervento chirurgico magari più invasivo, no? Rispetto all'intervento chirurgico che si poteva fare con una diagnosi precoce, certo. E anche le terapie successive magari sono state terapie un po' più aggressive per curare un tumore diagnosticato tardivamente. Questo ha delle conseguenze sia sulla qualità di vita delle pazienti trattate e sia ovviamente in termini di prognosi. Più tardi diagnostichiamo un tumore, peggiore saranno gli outcome dal punto di vista oncologico. Si sono anche accavallati, insomma, interventi magari anche, come lei diceva, insomma, la possibilità di fare una diagnosi precoce. Dottore, il cancro al seno rappresenta ancora oggi il 41% di tutti i tumori femminili sotto 50 anni, il 35% tra i 50 e i 69 anni e il 22% nelle donne over 70. C'è un'età in cui colpisce particolarmente il tumore al seno? Sì, sicuramente l'età più a rischio è quella appunto che rientra in quello che è lo screening nazionale, ovvero l'età tra i 50 e i 70 anni. Ciò non toglie che il tumore del seno è il tumore principale causa di morte per ragioni oncologiche nelle donne, e questo riguarda diverse fasce d'età. Anche pazienti giovani possono avere un tumore al seno, per cui è importante che i controlli vengano eseguiti anche al di fuori delle fasce di screening. Pazienti al di sotto dei 40 anni non sono esenti da rischio, quindi anch'esse devono eseguire dei controlli che sono diversi rispetto alle pazienti, diciamo, nella fascia di screening. Di solito già tra i 40 e i 50 anni noi consigliamo di fare una mammografia a cadenza annuale, perché i dati ci dicono che anche in questa fascia d'età c'è un'alta incidenza di tumori della mammella, ma anche al di sotto dei 40 anni è indicato fare dei controlli col senologo all'incirca una volta all'anno e anche delle ecografie mammarie. Ovviamente questo cambia di paziente in paziente in base al tipo di seno, in base alla storia familiare, in certo, base a quelli che sono anche appunto, la genetica, no? La certo. Genetica, esatto, quelli che sono i fattori di rischio. Ci sono dei fattori di rischio su cui possiamo fare poco, come ad esempio appunto una predisposizione genetica, la familiarità, anche se, l'età. Quando c'è la predisposizione familiare, forse in quel caso ci si deve allarmare di più, quindi il controllo deve scattare prima, insomma, dell'età. Sì, nelle breast unit diciamo ci sono dei veri e propri protocolli che vengono definiti di alto rischio, okay. Che sono riservati appunto alle pazienti che hanno o una mutazione genetica accertata oppure che hanno una familiarità importante di per tumore della mammella. In queste pazienti di solito questo protocollo prevede che si facciano più esami nel corso del tempo a cadenza semestrale, e in alcuni casi ci sono anche delle indicazioni a fare degli interventi profilattici. Questo riguarda un pochettino di più l'ovaio rispetto alla mammella, è un discorso, diciamo, che è un po' più, diciamo, particolare e complesso,
però è per dire che a volte il rischio di sviluppare una patologia oncologica è così alto da indurre i medici a fare un intervento asportativo per prevenire. Abbiamo visto anche delle star americane come Angelina Jolie che l'ha fatto preventivamente. È giusto, dottore, in quel caso? In quel caso sì, va valutato. L'unica alternativa verosimile sarebbe stato appunto entrare in un protocollo ad alto rischio, però in questo noi dobbiamo sempre confrontarci con quelli che sono i desideri della paziente. Se la paziente ha una qualità di vita pessima perché si trova a dover fare magari troppi esami nel tempo e ha tanta ansia, tanta paura, è un'ipotesi, una scelta che si può prendere in considerazione, quindi sì, è giusto. Nel suo caso c'era una familiarità diretta marcata e ha fatto questo tipo di intervento, fortunatamente con successo. C'è una scelta per una donna abbastanza difficile, però quando c'è una predisposizione così forte forse è anche giusta, insomma, difficile ma giusta per la salute. Sicuramente insomma. Delicata, visto comunque il seno è un organo così impattante. Per questo dico, per la donna è difficile come scelta. Dottore, parliamo dell'importanza della prevenzione. Perché è importante individuare un tumore quando è ancora in una fase iniziale? Perché in particolare per il tumore della mammella è dimostrato che una diagnosi precoce può aumentare le percentuali di sopravvivenza a lungo termine fino al 96% dei casi, che è un dato importantissimo ed è altissimo. Diagnosticare un tumore nella sua fase iniziale significa non dargli il tempo di fare danni, quindi riuscire a migliorare la prognosi, allungare le percentuali, le possibilità di vita di quella paziente e allo stesso tempo poter beneficiare di interventi conservativi, interventi mini invasivi. Più piccolo il tumore, più piccolo sarà l'intervento che andremo a fare e il più possibile riusciremo a conservare l'aspetto naturale del seno, e questo è dimostrato da studi scientifici che impatta in maniera significativa sulla qualità di vita della paziente, sul suo rapporto con l'altro sesso, con la propria immagine ogni giorno davanti allo specchio. Quindi la direzione del nostro settore della senologia è sicuramente questa, cercare di diagnosticare i tumori in fase sempre più precoce per poter fare dei trattamenti sempre meno invasivi. È importante fare prevenzione, però è importante anche fare comunicazione, perché insomma le donne oggi tendono sempre di meno, insomma, a curarsi, e poi è anche difficile, insomma, approcciarsi al medico, soprattutto al senologo. E in questo contesto si inserisce appunto il progetto della carovana della salute, io la chiamo così, insomma, che fa tappa in tutte le piazze italiane, vero dottore? Fa tappa anche in Irpinia, ovviamente. E ci vuole spiegare che cos'è questa carovana della salute? Certo, la carovana della salute, la carovana della prevenzione nello specifico, è un progetto di Comin Italia, che è una onlus di cui io sono volontario da tanti anni, che si occupa appunto di lotta ai tumori del seno da più di 20 anni in Italia. Nello specifico questo progetto esiste da 5 anni, è un programma itinerante di promozione della salute femminile. Stiamo vedendo il video, bellissimo video. Bene, ci sono 5 unità mobili, all'interno di questi camper ci sono dei mammografi e degli ecografi di ultima generazione. E giriamo l'Italia, andiamo in diverse città, abbiamo fatto oltre 100.000 chilometri, 600 tappe negli ultimi 5 anni, visitato tantissimi posti per portare la prevenzione a casa della gente. L'obiettivo, il target è quello di raggiungere magari donne che abitano in periferie, in zone dove la prevenzione arriva con più difficoltà. Siamo stati nelle carceri, in centri di accoglienza. Siamo andati, diciamo, un po' in giro a portare la prevenzione lì dove magari non arriva per vie normali, per vie naturali. In particolare si mira ovviamente anche a quella fascia di popolazione che non rientra nello screening e che quindi ha più difficoltà a reperire gli esami ricordiamolo, qual è la fascia di età che rientra nello screening? Lo screening è tra i 49 e i 69 anni. Perché, dottore, le chiedo, la fascia non si è mai mossa dai 49 in su? Perché, diciamo, gli esami di screening devono avere la caratteristica di essere mirati in quella che è la fascia d'età più a rischio, essere abbastanza semplici ed economici e non gravare sulla salute della paziente. Si è visto appunto che questo è il ventennio più a rischio per la donna nello sviluppo del tumore al seno, e quindi si punta a quello. È ovvio che sarebbe meglio offrirlo, no? Anche per ulteriori 10 anni o 20 anni, magari allargare la fascia, però
ovviamente rientrano ragioni economiche anche che non sono facili da gestire ovviamente. Leggo che dal 2017 ad oggi sono state offerte 70.000 addirittura prestazioni mediche gratuite. 70.000 prestazioni tra mammografie, ecografie, facciamo anche ecografie tiroidee, PAP test per lo screening del tumore della cervice, diciamo quelle che sono le patologie oncologiche prevalenti nel sesso femminile. Dottore, come funziona il camper? Spieghiamolo, c'è bisogno di prenotazione? Quando arrivate nelle piazze fate comunicazione ovviamente attraverso tanta comunicazione come lo stiamo facendo adesso in questo momento e poi insomma... Diciamo da qualche settimana prima appena stabiliamo qual è il posto dove andremo a far tappa cominciamo a fare un pochino di pubblicità tramite i canali social, la televisione, grazie a chi ci ospita come te in questo caso. E, dopodiché c'è un numero attivo per le prenotazioni da qualche settimana prima, ma si lascia sempre qualche spazio libero per lo vogliamo ricordare perché è sempre utile ricordare un numero insomma per la visto che siete sempre insomma nelle piazze italiane lo vogliamo ricordare il numero lo ricorda lei non lo ricorda a memoria perché poi cambia di tappa in tappa di un sito sicuramente esiste il sito che è www.comen.it oppure la pagina Instagram o Facebook di Comen Italia e lì c'è sempre il calendario delle varie tappe che andremo a fare e si trovano i numeri di telefono per ognuna di queste tappe che ovviamente poi vengono gestite sia da noi della carovana ma anche da persone che localmente ci ospitano. Eccolo qua, lo vediamo anche in sovrimpressione, insomma il sito dove poter insomma reperire anche tutti i dati e tutte le tappe giusto italiane. Esatto. Dottore, io le chiedo adesso che cosa significa fare il medico volontario di Comen. Beh, sicuramente è un'esperienza che ci insegna tanto, ci dà tanto dal punto di vista umano e anche professionale. E diciamo che Comen Italia organizza, a parte la carovana della prevenzione, anche altri eventi come la Race for the Cure, che è una maratona che si fa ogni anno in diverse città italiane, ma quella principale è quella di Roma, che quest'anno ha ospitato 72.000 persone. Stiamo vedendo persone. Anche in questo caso le immagini bellissime, e questo evento è preceduto nei 4 giorni prima dell'evento che si fa di domenica da un villaggio della salute, cioè un villaggio enorme che occupa tutto il Circo Massimo dove ci sono 250 medici volontari sia del Gemelli che di altre strutture che offrono prestazioni gratuite a chi c'è in quei giorni e a chi viene a trovarci. In questo noi medici siamo aiutati dalle donne in rosa. Le donne in rosa che vediamo in sovraimpressione sono delle pazienti che hanno già affrontato il tumore al seno e decidono di mostrare a tutti di essere testimoni di aver superato la battaglia contro il tumore al seno ed è diciamo, ciò che più può incoraggiare una paziente che magari si sta approcciando a questo tipo di problema. Molto più delle nostre parole è vedere una paziente che ce l'ha fatta e che le rassicura. E quindi in questo noi stabiliamo un rapporto profondo con le nostre pazienti, donne in rosa, volontarie della Comen. Si crea un'empatia importante, impariamo tanto da loro, impariamo da loro come comunicare con le pazienti, quali sono magari i termini da evitare, quali sono le parole da evitare. E molto bello ci questo serve rapporto tanto. Di insomma, più umano tra medico e paziente. Dottore, le voglio chiedere quali obiettivi sono stati raggiunti invece in tutti questi anni per quanto riguarda la prevenzione? Noi come in Italia ha raccolto circa 21 milioni di euro negli ultimi 20 anni tramite donazioni e privati e aziende che sponsorizzano gli eventi. Questi sono stati reinvestiti nella ricerca fondamentalmente come primo obiettivo, nell'organizzazione di eventi di prevenzione, nell'acquisto di apparecchiature e nella creazione di servizi per le donne ammalate o operate di tumore al seno, come ad esempio uno sportello legale, un servizio di psico-oncologia, servizi di terapie integrate, aiuti nel post-operatorio, nella gestione delle ferite difficili, servizi di fisioterapia post-operatoria e tanti altri servizi destinati o alla ricerca per combattere, per prevenire il tumore al seno, che è anche importante, oppure per aiutare gli ospedali, per sostenere gli ospedali con dei servizi aggiuntivi che altrimenti non ci sarebbero stati. Invece parlando di progressi, la medicina ha fatto tanti progressi anche nella lotta del tumore al seno, e grazie anche alla prevenzione, giusto? Si può dire che grazie anche alla prevenzione si fanno progressi anche... Sì, diciamo che l'obiettivo, in particolare in senologia, l'attualità
è la de-escalation delle terapie, che significa, in poche parole, di questo si parla universalmente nei congressi, cercare di ridurre il più possibile l'invasività dei trattamenti, siano essi chirurgici che oncologici, perché si pensa non solo a curare la malattia, ma a curare la persona che ha quella malattia. È vero. Esatto, quindi prevenire, mentre curiamo la malattia, l'insorgere di effetti collaterali, oppure ridurli al minimo. Dal punto di vista chirurgico, questo è rappresentato da interventi, come dicevo prima, meno invasivi, mastectomie con incisioni il meno possibile visibili, fatte in un unico tempo insieme alla ricostruzione protesica. Prima si faceva la mastectomia prima e poi un reintervento. Poi dopo mesi si dava priorità alla parte oncologica e poi alla parte estetica. Beh. Ad oggi invece si punta a fare degli interventi in un unico tempo chirurgico, con una cicatrice il più possibile invisibile. Ad oggi abbiamo messo a punto negli ultimi anni una tecnica con un approccio transascellare che permette di asportare la ghiandola mammaria e posizionare una protesi, ovviamente in casi selezionati, tramite un'unica incisione che si fa qui al cavo ascellare. E puoi immaginare quanto è importante per una paziente, dopo qualche anno dall'intervento, guardarsi allo specchio e non vedere l'incisione. Esatto, a livello psicologico è veramente importante. Dal punto di vista oncologico il discorso è lo stesso. Esistono delle attrezzature, si chiama DigniLife, che è un caschetto che si utilizza durante i trattamenti chemioterapici per raffreddare il cuoio capelluto, causare vasocostrizione e ridurre uno degli effetti collaterali più temuti dalle pazienti, che è l'alopecia transitoria, la perdita dei capelli. Con questo tipo di attrezzatura adesso ci sono degli studi in corso, si stanno ottenendo dei risultati abbastanza buoni. Però diciamo, è questo per far capire come in generale la nostra disciplina va in questo senso, cercare di essere meno impattanti possibili sulla paziente. Quindi si è passato da un concetto molto antico, che era quello del massimo trattamento tollerato dalla paziente, al concetto di minimo trattamento efficace, cioè si fa il minimo a parità di risultato oncologico. Dottore, perché la carovana, cioè diciamo la prevenzione, deve andare nelle case delle persone, non le persone? Insomma, è giusto, è vero, è proprio così, perché purtroppo, nonostante se ne parli tanto, nonostante ci sia tanta, c'è tanta paura, c'è reticenza da parte delle pazienti, e quindi è nostro compito fare il possibile per non spaventare le pazienti, incoraggiare a fare gli esami e avvicinarle il più possibile alle persone. Esami gratuiti, ricordiamolo, sì, vero? Esatto. Sì, ma è più la paura in realtà che allontana le pazienti che l'aspetto organizzativo. Parlando del tumore in sé, dottore, quando è che la donna si deve preoccupare e come avviene insomma anche un autocontrollo, un controllo, e quando deve preoccuparsi appunto e rivolgersi allo specialista? Diciamo che noi consigliamo sempre, anche tramite un progetto che si chiama La Prevenzione Va a Scuola, dove insegniamo alle ragazzine, adolescenti, come fare. Iniziamo già in età scolastica nei licei, a come fare un'autoispezione e un'autopalpazione, cioè riuscire a conoscere bene il proprio seno, sia visivamente davanti allo specchio, sia palpatoriamente mettendo le dita, sia al cavo ascellare che sul seno, per riuscire a identificare. Se uno lo fa tutti i giorni, impara a conoscerlo e riesce a sentire qualcosa di nuovo. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è, da una certa età in poi, che di solito, salvo casi particolari, è dopo i 25 anni, fare delle visite da uno specialista senologo, che poi darà indicazione a quello che è il monitoraggio clinico strumentale e dirà: questi sono gli esami che nel suo caso vanno fatti con questa cadenza. Prima ha parlato del rapporto medico-paziente, perché è importante umanizzare appunto i rapporti? È fondamentale ad oggi riuscire a mettere al centro della nostra attenzione. Una volta si temeva, insomma, il medico. Sì. Una volta il medico era quello che toglieva il male e finiva lì. Ad oggi è cambiato tutto, ci sono la nostra, ma come tante altre in Italia e nel mondo, sono breast unit in cui ci si fa carico del paziente a tutto tondo, e anche noi siamo tanti, ecco, c'è il chirurgo, c'è il chirurgo senologo-oncologo, il chirurgo plastico, la breast nurse, che è un'infermiera che segue la paziente in tutta la parte burocratica, che spesso è difficile per i pazienti. Ci sono le psicologhe, i nutrizionisti, ci sono tante figure, ognuno mette a disposizione la propria specifica competenza per aiutare la persona che ha quella malattia.
Invece, secondo la sua esperienza, qual è il, insomma, i momenti, quali sono i momenti più delicati nella comunicazione a una donna, diagnosi pre-post-operatorio? Diciamo che in tutti questi anni ho visto che per le pazienti esiste un momento che fa proprio da spartiacque nella loro vita, che è il momento della comunicazione della diagnosi, e quello è un momento che loro non dimenticheranno mai, e te lo ridicono, infatti dopo tanti anni si ricordano quello che tu hai detto, come l'hai detto, come hai rivestito, si ricordano ogni secondo. Il momento della comunicazione della diagnosi è un momento che fa da spartiacque, cioè un periodo prima della diagnosi per loro e un periodo dopo la diagnosi. In questo noi dobbiamo usare i tempi giusti, capire chi abbiamo di fronte, quali sono le sue ansie, le sue paure, capire se c'è un supporto, una rete di supporto familiare o di amicizie che aiuterà la paziente in questo percorso. Dobbiamo farci carico insieme alle altre figure professionali delle eventuali carenze che ci sono intorno alla paziente, usare la terminologia giusta, non spaventare la paziente, ma essere capaci comunque di far capire la gravità della malattia, perché poi le pazienti devono sapere se hanno un problema e qual è la gravità di questo problema. Cosa vanno incontro? Quindi il momento, esatto, il momento della comunicazione della diagnosi è fondamentale sia per noi, per capire chi abbiamo di fronte, sia per la paziente, sia per instaurare quel rapporto di fiducia ed empatia, perché poi, come dicevamo prima, noi seguiremo la paziente nel tempo, quindi si crea un rapporto che dura anni, a volte per tutta la vita. È vero, è importantissimo. Quindi, invece, quali sono gli obiettivi, insomma, che si prefigge anche attraverso la carovana per la lotta al tumore? Gli obiettivi, noi vogliamo riuscire a trasmettere il più possibile il nostro messaggio di prevenzione. È ovvio che facendo una giornata di prevenzione, facciamo 100 esami, non si risolve il problema, però l'obiettivo è fare da messaggeri, cercare il più possibile di promuovere l'importanza della prevenzione, perché il nostro obiettivo finale è quello di riuscire a individuare tutti i tumori in fase precoce, non trovare più in ambulatorio pazienti con situazioni avanzate che hanno speranze minori rispetto a quello possibile. E noi lo ricordiamo, anche l'obiettivo della carovana, ricordiamo che c'è un sito a disposizione, se in regia ci possono aiutare, facciamo vedere di nuovo il video, il sito dove poter, insomma, prendere tutte le informazioni possibili, tutte le tappe italiane della carovana, appunto, della prevenzione di Comen, Comen Italia, giusto? Sì. Che l'associazione di cui si occupa proprio, sì, delle carovane, che vanno, abbiamo detto, in tutte le piazze italiane. Questa domenica 21 maggio sarete nel piazzale della funicolare dell'AIR di Mercogliano a partire dalle 9. Ecco, vediamo anche la locandina. Ricordiamo appunto a tutte le donne che possono appunto approcciarsi giusto ai medici, sì, ai team della carovana della prevenzione a partire dalle 9 di mattina, giusto, dottore? Sì, ci saranno 3 unità mobili domenica 21 maggio alle 9 lì al piazzale della funicolare di Mercogliano. 3 unità mobili con mammografi, ecografi, 3 medici più i volontari, i tecnici, e saremo lì ad aspettarvi, quindi vi aspettiamo domenica 21 maggio. Anche perché è il primo evento che si terrà della carovana Comen, il primo evento che si terrà in Irpinia, quindi l'appuntamento è per domenica a Mercogliano, nel piazzale dell'AIR, della funicolare, e va bene, che cosa dobbiamo dire più? Dovete venire, dovete fare prevenzione, vero dottore? Questo è il messaggio che lanciamo a tutte le donne. Allora, grazie ancora di essere stato con noi, dottore. Grazie, grazie. E io ringrazio voi di averci seguito, vi do appuntamento alla prossima settimana. We'll be right back.